nuovamente collegati con Monte Carlo, 4 minuti e 40 secondi alla conclusione delle qualificazioni del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento stagionale. Ricordiamo che in classifica Fernando Alonso, dopo il trionfo di Barcellona, è a meno 17 da Vettel e a meno 14 da Raikkonen. Sono loro tre per ora che si giocano questo campionato del mondo 2013. Ricordiamo, nelle ultime tre stagioni, tre vittorie mondiali per Vettel, due sconfitte al photo finish per la Ferrari di Fernando Alonso nel 2010-2012. Alonso che cerca il riscatto in questa stagione in cui la Ferrari è davvero molto competitiva. Siamo nella monoposto di Jenson Button, che affronta la curva alla Santa Devota e poi in pieno rettilineo sale verso la curva, la doppia curva del Casinò. Esce dai box Fernando Alonso, che per ora occupa la quinta posizione dietro a Hamilton che è quarto, Rosberg che è terzo, dunque le due Mercedes in terza e quarta posizione, e in prima e seconda posizione troviamo le due Red Bull di Vettel e Webber, che adesso rientrano in box e cambiano le gomme per l'ultimo tentativo a disposizione ormai per tutti i piloti. Ricordiamo dunque la situazione: le due Red Bull davanti con Vettel primo e Webber secondo, le due Mercedes in terza e quarta posizione con Rosberg ed Hamilton, poi la Ferrari di Fernando Alonso e la Lotus di Kimi Raikkonen, settimo Button, ottavo Perez entrambi con le McLaren, nono Vernier con la Toro Rosso, decimo Sutil con la Force India. Questi i piazzamenti a tre minuti dalla conclusione. Siamo ora nella monoposto di Lewis Hamilton, che affronta la doppia curva delle piscine e poi si porta verso la Rascasse, che immette nell'imbuto del rettilineo principale, ma anche Hamilton rientra in box. Seguiamo adesso il giro di Fernando Alonso. Questo è il motore della sua Ferrari, alla doppia curva delle piscine non rischi Alonso perché sta facendo il giro di lancio, dopodiché dopo questa curva della Rascasse che si affronta in prima marcia, sentite un po' la prima marcia. Adesso l'imbuto che mette nel rettilineo e qui Alonso scaricherà tutte e sette le marce. Terza, quarta, quinta, sesta e settima marcia per Alonso, che arriva verso la Santa Devota, una staccata che affronta con almeno 100 metri di anticipo rispetto alle condizioni ideali del tracciato prima di immettersi nella lunga salita che porta. It is spitting a little bit now, but it's probably only going to get worse, so you've got to push as hard as you can for the first time lap. Gli stanno dicendo a Raikkonen via radio che deve spingere adesso perché c'è una minima possibilità che possa ricominciare a piovere nei prossimi 30 secondi, nel prossimo minuto, quindi gli dicono spingi adesso perché potrebbe tornare la pioggia, e quindi Kimi Raikkonen dentro sta cercando il tempone e per ora non può farlo perché il secondo settore è abbastanza alto. La situazione non cambia, sempre davanti le due Red Bull in prima potenziale fila, in seconda potenziale fila troviamo le due Mercedes di Rosberg ed Hamilton, e Alonso è sempre quinto davanti a Kimi Raikkonen. Ecco Alonso, sta scattando le gomme. Alonso zig zag per lui sulla curva che porta alle piscine, la curva del portier. Ecco le curve delle piscine affrontate con molta tranquillità da parte di Fernando Alonso, che evidentemente si era già accorto nel secondo settore di aver fatto un tempo alto e quindi ha abortito praticamente il giro. Adesso sta puntando semplicemente a mandare in temperatura ideale le gomme prima di affrontare l'ultima tornata, l'ultimo giro, perché ormai manca un minuto alla conclusione. Dunque ultimo tentativo per Alonso, seguiremo passo passo la sua prestazione perché per ora lì davanti ci sono le due Red Bull e le due Mercedes. Attenzione a Rosberg, 19 a 3 nel primo settore, Rosberg in potenziale pole position, vediamo che gli risponde Webber, in ritardo di due decimi nel primo settore ma grandissimo nel secondo settore. Questo è Button via radio. Keep pushing, una frase ormai storica nella Formula 1, ma loro lo sanno, devono spingere sempre. Dicevamo, gran secondo settore per Webber, che qui a Monte Carlo ha vinto due delle ultime tre edizioni e va ad ottenere la pole provvisoria. Mark Webber davanti a Vettel, l'1.14.100 contro l'1.14.3 del compagno di squadra. Pole provvisoria per Webber davanti a Vettel. Raikkonen si migliora e va in terza posizione davanti alle due Mercedes. Dunque Kimi Raikkonen tra le Red Bull e tra le Mercedes, Alonso con 19.7 nel primo settore, 34.8 nel secondo, difficilmente riuscirà a migliorarsi, addirittura va ad infilarsi tra i primi. Vediamo un po'
si migliora Hamilton e si migliora anche Rosberg. Rosberg, pole provvisoria davanti ad Hamilton. Webber terzo, Vettel quarto, scivolano in seconda fila le due Red Bull, superate dalle due Mercedes proprio al photo finish. Tra pochissimo daremo la linea al GR1, ma dobbiamo seguire l'ultimissimo giro da parte di Webber, che non riesce a migliorarsi, o almeno nel primo settore è un decimo in ritardo, nel secondo settore troppo lento. Quindi vi confermiamo i migliori tempi per le due Mercedes di Rosberg ed Hamilton, che vanno a conquistare l'intera prima fila del Gran Premio di Monte Carlo davanti alle due Red Bull di Vettel e Webber. Quinto Raikkonen, sesto Alonso. L'obiettivo minimo chiesto da Alonso non viene raggiunto. Alonso partirà sesto. La linea al GR1.